Grazie Presidente, comprendo le difficoltà del Partito Democratico, nel, magari perché forse non fa parte del loro panorama politico, magari, però per quanto ci riguarda è uno strumento invece fondamentale per garantire uno strumento un principio di bilanciamento tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Questo è uno strumento fondamentale. Tra l'altro è utilizzato in Svizzera, cioè non lo ha introdotto il Movimento 5 Stelle, non lo ha creato il Movimento 5 Stelle, ma è un istituto che esiste in Svizzera, che è la patria della democrazia diretta per antonomasia, e funziona assolutamente molto molto bene. Quindi dà la possibilità all'Assemblea Capitolina di presentare, diciamo, una controproposta alla proposta di iniziativa popolare, e la cittadinanza a quel punto decide di votare o la proposta sì e no, la proposta, diciamo, della cittadinanza, oppure sì e no la proposta, diciamo, presentata dall'Assemblea Capitolina. È, ripetiamo, uno strumento di bilanciamento tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, e per noi, insomma, va mantenuto. Pertanto il Movimento 5 Stelle si esprimerà con un voto contrario sull'emendamento presentato dal Partito Democratico.